E arriva un pareggio in questo turno infrasettimanale al Ceravolo, pari che tutto sommato ci può anche stare. Sicuramente il Catanzaro, soprattutto nel secondo tempo, ci ha provato con maggior costanza rispetto al Cittadella, però per quello che abbiamo visto è un pareggio che, come detto, ci può stare al di là di tutti gli episodi che ovviamente caratterizzano tutte le partite. Peccato perché comunque la vittoria credo fosse alla portata. Siamo a 12 punti, che è un ottimo score. Dobbiamo pensare alla prossima trasferta, che sarà difficilissima, a Genova contro la Samp, con una squadra in grande difficoltà. Anche oggi ha perso, però deve assolutamente in qualche modo tirarsi fuori dalle sabbie mobili, quindi troveranno comunque delle motivazioni per, diciamo, metterci in difficoltà, e poi hanno anche delle ottime individualità, quindi si parla di un avversario veramente difficile. Detto questo, oggi il mister ha riproposto quasi interamente l'ultimo 11 schierato, ovvero quello contro il Bari, con Fulminati in porta, sulle fasce da una parte Veroli, dall'altra Cazzeri, a centrocampo no, centrali difensivi Scognamille e Brighenti, a centrocampo Guion, che viene preferito a Pompetti, e Verna. Però, se non erro, Pompetti dovrebbe aver avuto un mezzo problemino fisico. Sulle fasce Van de Putte e Sunas, davanti Biasci e Donnarumma. Speriamo che non si sia fatto nulla Cazzeri, uscito nel finale di partita, credo per un infortunio muscolare. Ripeto, speriamo non sia nulla di grave, perché non siamo messi benissimo lì sulla destra. C'è sempre Oliveri, che è un giocatore comunque valido, però Situm è fuori per un po'. Adesso si fa male anche Cazzeris, vado a giocare io tra un po', la prossima giornata, e non è una cosa bella, diciamo così. Detto questo, una partita subito indirizzata dall'iniziale vantaggio del Cittadella, che arriva dopo 2 minuti. Squadra poco attenta, in questa occasione cross alla destra, proprio Cazzeris, che riesce a rilanciare in qualche modo, si avventa sulla seconda palla Carissoni, che da fuori trova il gol del vantaggio, sicuramente evitabile, e una partenza che è stata influenzata da questo gol, che, ecco, ci ha permesso un po' a reagire. Solamente dopo un tiro alle stelle di Van de Putte abbiamo reagito e alzato i ritmi, però è avvenuto circa il quindicesimo del primo tempo. Per i primi 15 minuti abbiamo sofferto l'aggressione del Cittadella, che è venuto a prenderci alto quando poteva, pressando con grande organizzazione, e abbiamo fatto fatica nel superare le prime linee di pressione avversaria, in particolare, anche perché, come detto, loro pressano con intensità su colui che porta palla, su colui che smista il pallone, e un Catanzaro che, come detto, riesce ad alzare i ritmi solo dopo quell'occasione di Van de Putte, che diciamo aumenta la fiducia nella squadra. E arriva poi una bellissima combinazione che porta al calcio di rigore, combinazione che vede nella sua parte finale Sunas trovare Biasci, che viene atterrato in area da parte di Viti, rigore giusto. E Donnarumma inizialmente lo sbaglia tirando centrale, una delle uniche volte in vita mia che ho visto il portiere rimanere fermo centrale, quindi evidentemente conosceva bene Donnarumma, però, o meglio, come calcio e rigori, Donnarumma poi a quei livelli è normale che si studino i rigoristi avversari nell'eventualità. Detto questo, rigore che però viene fatto ribattere dopo un po' troppo tempo, devo dire. Su questo aspetto sicuramente bisognava fare qualcosa in più, perché praticamente si è fatto ribattere quando il gioco era già ripreso, cioè, boh, comunque giusto, perché non aveva entrambi i piedi, o meglio, non aveva neanche un piede sulla linea, e quindi giustamente per le regole viene fatto ribattere. Donnarumma non sbaglia e ci permette di pareggiare i conti. Detto questo, nel finale ho visto un Catanzaro proporre qualcosa in più, però partita lottata, abbastanza equilibrata, con un Cittadella che ha un'occasione importante allo scadere su un calcio piazzato. Il Catanzaro sviluppa bene sulla sinistra,
ha diverse occasioni anche con Biasci, che ha legato bene il gioco, che ha fatto una buona partita, tutto sommato, ma è mancato un po' negli ultimi metri. Costante che si è rivista anche nel secondo tempo, dove il Catanzaro parte bene, ha un'occasione con Verna, tutto sommato nel secondo tempo amministra la gara, quasi gestisce e fa la partita, però ecco, Cittadella sempre pronto nel attaccare, nel rendersi pericoloso quando può e sempre molto solido, quindi gli ha fatto molta fatica negli ultimi metri a trovare gli attaccanti, in posizioni, diciamo pericolose, e aveva fatto fatica nel concludere in maniera pulita, se non su calcio piazzato. Mi viene in mente la doppia occasione di Iemmello, e anche nel finale abbiamo avuto quel tiro di stoppa che poteva essere gestito meglio. Per il resto, pareggio, come detto, che ci può stare, però sono punti che, due punti, se vogliamo, anche persi sotto certi aspetti, perché sono partite che si potevano vincere. Ecco. Questa è una di quelle classiche partite che dici ci sta il pareggio, però si poteva vincere. Adesso testa alla Samp, tiri 14 a 10, tiri in porta 8 a 3, possesso palla 65 a 35, occasioni pericolose 3 a 2. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.